siamo i Sacchi Set, facciamo musica. Il nostro obiettivo è fare musica brutta, distruggere le orecchie di tutti quanti, quelli che esistono al mondo, quelli che verranno, da lì poi. Registriamo tutte le batterie fuori tempo, prendiamo mixer a tutti i carri che non funzionano, abbiamo compressori che espandono, abbiamo chitarre a 8 corde, di cui 9 stonate. Sì, sono stati matrimoni. Già fu anche il prete, tra l'altra volta, il frate, si veste da frate. Ora, dopo tanti matrimoni, dopo un sacco di soldi fatti, ho costruito questo studio, miliardario, acusticamente pazzesco, tutta struttura apposta. Abbiamo collaborato con un architetto famosissimo. A livello internazionale. Architetto Food. Enrico Stiamo per incidere il nuovo disco, nel senso che lo faremo sul ferro. Nel marmo, no? Nel marmo, sì. Nel marmo? Nel marmo, va. Il disco di marmo. Certo. Gian fuori gli scalpelli, io il martello. Tutto bello il tour, divertente. È stato un bellissimo tour, poi è stato anche inaspettato, se vuoi, come tour, come quantità di date, per cui tante volte non abbiamo fatto neanche tempo a capire cosa sia successo. Personalmente mi sono ritrovato qua dopo un anno e mezzo con lo studio costruito da Enrico Wood e ora così ci penso, ora quando me lo chiedono mi dicono come è stato il tour, bello. Un'esperienza incredibile anche un po' per quello che è successo a livello umano tra di noi, tutti i vari cambi di formazione, il continuo inserimento di persone, il conoscere tanta gente, conoscere tanti giovani che hanno voglia di suonare, lo sbattimento a far imparare le canzoni, tutte cose comunque ricordiamo, almeno penso io, comunque molto positivo, impegnativo, ma molto molto positivo. Bello. Durante bene, e anche tutte le varie problematiche che ci stanno dietro un tour, essendo prodotti comunque un gruppo totalmente indipendente, ci siamo presi a carico davvero dell'organizzazione del tour, dei mezzi di trasporto, dei rimborsi spese, dei soldi, degli strumenti, della manutenzione, davvero di tutto quanto, visto? Formativo è molto molto bello, nel senso che non sapevi cosa non fare. Non so perché ride di me, non so
Ma non tanto per dire solo in tour, ma quanto è davvero bello essere in tour, essere in giro con un pulmino, con un gruppo di persone e girare per suonare, quello è proprio una cosa bellissima.